Consiglio comunale di Mussomeli del 20 dicembre 2019. Buonasera, iniziamo questo consiglio comunale, iniziamo con l'appello. Martorana? Presente. Munì? Capodici? Capodici? Misturata? Presente. Valenza, Gessi? Presente. Mancino? Valenza? Presente. Misteretta? Geraci? Castiglione? Presente. Sciarino, Modica, presente. Cardinale, Migrelli, Gianluca, presente. Kemmerly, presente. Amico, Migrelli, Salvatore, presente. Guadagnino, presente. Cullo, presente. Di Lena, sono 11. Consigliere presente 11, la seduta è aperta. Primo punto. La scelta dei scrutatori indico i consiglieri Modica, Nigrelli, Gianluca, Castiglione. Chi è d'accordo resti seduto, chi non è d'accordo si alza. Nigrelli, Gianluca, Gianluca, Castiglione. Secondo punto, esame estremi necessità ed urgenza. Chi è d'accordo resti seduto, chi non è d'accordo si alza. Io Presidente vorrei capire perché questi. Qual è l'urgenza di questo consiglio? L'urgenza è dovuta al fatto che non c'era una data utile per tutti i consiglieri, considerate festività natalizie. Per cui considerato che c'era un nutrito ordine del giorno, considerato che questi punti erano urgenti perché si dovevano fare entro il 2019, abbiamo optato per estrapolare questi punti. Per fare questo consiglio urgente proprio in considerazione che non c'era la condivisione di una data utile a tutti i gruppi, solo per questo. Io sono contrario. Contrario? Sì. Allora, consigliere. Poi posso anche rappresentare di lui. Sì, sì. I motivi dell'urgenza sono dovuti soprattutto all'approvazione della revisione, della ricognizione delle partecipate che va fatta entro il 31 dicembre. Ma noi avevamo proposto il 26 anche il 28 mattina. Non c'erano. Allora, scusa, nella riunione del gruppo avevamo indicato il 27 mattina, però il consigliere di Suraca doveva fare un giro di telefonate e doveva dare conferma per quella data. Considerato che molti non potevano essere presenti alla seduta, abbiamo dovuto riunirci una seconda volta e la seconda volta, tutti d'accordo, abbiamo optato per questa soluzione, in considerazione che c'erano delle urgenze da deliberare entro il 31 dicembre. Quindi i favorevoli sono 10? Favorevoli 10, contrari 1? Quarto punto.
proposta di deliberazione. Approvazione verbale seduta precedente. Io ero assente, quindi non posso approvare. Gli altri? Neanche io. Quindi vi astenete? Non ero presente io. Quindi no, è Guadagnino. Si può controllare se c'era, cioè, mi stava facendo venire il dubbio. Punto 4. Proposta di deliberazione. Ricognizione organismi partecipati alla data del 31/12/2018. Prego. Grazie Presidente, buonasera ai consiglieri, buonasera al pubblico. Come diceva il nostro segretario generale, questo è uno dei punti che deve essere per norma trattato entro il 31 dicembre di ciascun anno, così come prevede la legge 190 del 2014, comma 611, gli enti locali hanno l'obbligo di procedere a una razionalizzazione delle società partecipate, per cui ovviamente con un obiettivo molto, molto preciso, cioè quello di dismettere le partecipazioni in società che non sono strategiche per l'ente locale, quello di contenere i costi di funzionamento delle stesse partecipate. In virtù di questo obbligo previsto per legge, quindi la proposta che facciamo questa sera in Consiglio Comunale è appunto quella della ricognizione delle partecipate attualmente in essere, in considerazione del fatto che il Comune di Mussomeli risulta socio nelle seguenti società, appunto, che sono Lato Ambiente, CL1, società che è in liquidazione, ricordo, ai sensi della legge 9/2010, Lato la SRR Ato 3 Caltanissetta Provincia Nord, all'interno della quale il Comune di Mussomeli possiede l'8,26% di partecipazione. La SRR Servizi di Impianti, che è una società in house partecipata al 100% dalla SRR Ato 3, quindi c'è una partecipazione indiretta da parte del Comune di Mussomeli. Lato Idrico numero 6, che è anche qui siamo di fronte a un ambito territoriale in liquidazione, all'interno del quale il Mussomeli ha una partecipazione del 3,73%. Il Galter del Misseno, che è una società consortile all'interno della quale il consorzio e il Comune di Mussomeli hanno una partecipazione del 2,22%, la Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo, società cooperativa operazioni 0,50, il distretto turistico delle miniere, dove vi è una partecipazione di 1.600 euro circa, il distretto turistico territoriale Valle dei Templi, anche qui con 1.629,90. Rispetto a queste ultime due, ricordo che il Consiglio Comunale, prima la Giunta e poi il Consiglio Comunale, si sono espressi nell'avvio delle procedure di dimissione da socio, quindi non appena verranno formalmente accettate da parte degli organi specifici, chiaramente le daremo contezza e comunicazione al Consiglio Comunale. Quindi ad oggi
Di fatto il comune di Mussomeli risulta essere socio all'interno di tre società che sono costituite per legge, quindi c'è l'obbligo di partecipazione, nello specifico la Tambiente Celle 1, la SRR Ato 3 Caltanissetta Provincia Nord, l'Ato Idrico in liquidazione e poi all'interno della SRR Servizi Impianti, ma come partecipazione indiretta, essendo invece la SRR la società sopra al 100%, e poi GAL Terrani di Siena, Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo, che sono due società che si occupano di sviluppo rurale del territorio. Rispetto al contenimento dei costi, mi sembra utile anche mettere in evidenza che, nello specifico, rispetto alla SRR, che di fatto è, diciamo, l'unica società attiva in cui il Comune è socio, rispetto, diciamo, alla SRR Caltanissetta Provincia Nord, il Consiglio di amministrazione della SRR proprio qualche giorno fa ha approvato il budget previsionale del 2020, budget che di fatto conferma la tendenza alla diminuzione dei costi della SRR, che per l'anno 2020 prevede una riduzione di circa 60.000 euro tra costi di struttura, costi di funzionamento e costi di personale. Quindi, diciamo, in linea con quello che è il dettato della legge del 2014, che prevede appunto un contenimento dei costi delle partecipanti. Ovviamente anche su questo punto, così come sugli altri, trovate allegato sia una relazione predisposta dagli uffici, sia ovviamente il verbale da parte del Collegio dei Revisori, che è un verbale ovviamente favorevole. Bene, consiglieri che vogliono intervenire? Buonasera a tutti. Io lo voglio un intervento più generale, diciamo, che non del singolo punto. Volevo un attimino richiamare l'attenzione del Presidente e dei miei colleghi consiglieri. Perché personalmente ho fatto esalto immortale per essere stasera qua. Non mi va francamente che si decida in consiglio, si può decidere prima nei capigruppo una data e successivamente questa data si sposti, sapendo che c'erano delle persone che stasera il 23 sarebbero su che sera. Per spirito di responsabilità siamo qui, perché se non siamo qui noi la seduta cade e non si possono approvare i debiti con il bilancio. Però Presidente, io la pregherei e pregherei anche i miei colleghi consiglieri, nel momento in cui lei convoca una riunione del capigruppo, un organo consultivo, per decidere una data e usciamo da qui con la data decisa da tutti all'unanimità, io chiedo a lei di far rispettare questa data e chiedo ai consiglieri di minoranza e di maggioranza di sentire i colleghi consiglieri sulle varie disponibilità o durante la riunione o prima, perché non è possibile che si sa una data che era quella del 27 e dobbiamo fare il consiglio comunale con carattere d'urgenza il 20, sapendo che la scadenza è il 31. Per cui ripeto, noi per spirito di responsabilità siamo qui a tenere la seduta e a fare approvare quello che c'è da approvare. Però spero che negli ultimi 5-6 mesi che rimangano si tenga conto di queste mie considerazioni. Chiaramente noi, dico, sia sulla ricognizione che sulle quattro proposte di delibere che riguardano il debito fuori bilancio, voteremo favorevolmente. Ho avuto modo di leggere, ho avuto modo di sentirmi anche con il revisore per altre cose. Sono debiti fuori bilancio legittimati da delle sentenze, per cui dico, il nostro voto sarà favorevole. Grazie, consigliere Munini. Avevamo trattato già in precedenza questo disguido. Mi prendo la responsabilità perché ha ragione lei, quando i capigruppi decidono una data bisogna poi alla fine portarla avanti.
solo che il consigliere Musurati, ripeto, ha detto che doveva fare un giro di telefonate, quindi questo è stato fatto, non è stato possibile, è stata accolta questa proposta. Però, come dice giustamente il consigliere Morini, quando i capogruppo si riuniscono ed escono qui con una data, la data deve essere quella, quindi per la prossima volta i capigruppo fanno prima un esame con i propri consiglieri di riferimento, perché poi se usciamo qui con una data effettivamente deve essere quella. Mi scuso io. Anche perché mi sembra corretto che stasera ci siano 4-5 dei. È stato chiarito, è stato chiarito. Fortunatamente è un consiglio che non dovrebbe portare nessuna problematica, quindi dovrebbe andare liscio, quindi ci serve come insegnamento. Quindi se non c'è nessun'altra intervento, passiamo alla votazione. Martorano. Sì. Muni. Sì. Capodici. Misurati. Sì. Gessi, Valenza Gessi. Sì. Mangini. Lorenza Cologero, sì. Mistretta. Geraci. Castiglione. Sì. Sciarrino. Modica. Sì. Cardinale. Migrelli Gianluca. Sì. Schembri. Sì. Amico. Migrelli Salvatore. Sì. Guadagnino. Sì. Bullo. Sì. Vilena. Consiglieri presenti 12, votanti 12, voti favorevoli 12, la delibera è approvata. Passiamo al punto 5, proposta di deliberazione, riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194,1, relativo a spese legali di CTU, di cui alla sentenza TAR numero 2097-18 e alla sentenza Corte di Appello numero 157-2019 in favore dei signori Sorce Maria, Alessi Angelo e Alessi Pasquale Mario, eredi dei signori del signor Alessi Salvatore. Ecco. Sia questo punto che gli altri successivi tratteranno sostanzialmente dei debiti fuori bilancio che scaturiscono da spese legali cui è stato condannato il Comune di Mussomeli per contenziosi che ovviamente sono antecedenti al 31 dicembre 2015. Quindi si tratta di contenziosi che in gran parte sono partiti diversi anni fa e che hanno prodotto alcune sentenze da parte del TAR o da parte di altri organi e che quindi è necessario riconoscere come spese fuori bilancio. Nello specifico, rispetto a questa proposta in modo particolare, si tratta, come tutti voi ricorderete, di un contenzioso in essere con i signori Alessi, con il signor Alessi di Salvatore e altri, altri parenti, che hanno fatto un ricorso di riassunzione dinanzi al TAR per il riconoscimento dell'indennità di occupazione appropriativa rispetto nello specifico dei lavori realizzati nella costruzione della via Castelluccio, di tratti di strada della circonvallazione nord di Mussomeli Germano e in alcune costruzioni di alcuni tratti delle vie Romagna, Lazio, Abruzzo e Puglia. Come ricorderete, entro il 31/12/2018 l'area tecnica ha provveduto con appunto un proprio provvedimento a realizzare l'acquisizione sanante al parametro di costo che era stato indicato dal nostro consulente tecnico di parte, cioè 31,95 €, quindi ha provveduto al riconoscimento di un'indennità complessiva di 8.541 da un lato e 90.020 dall'altro. E successivamente vi sono stati diversi dibattimenti fino alla sentenza del TAR 2097 del 2018 che di fatto condanna il Comune di Mussomeli al pagamento delle spese di giudizio pari a 2.203,20 in favore di Sorce Maria, Alessi Angelo e Alessi Pasquale Mario,
nella qualità di erede del signor Alessi Salvatore, e spese di giudizio di CTU relativa alla sentenza della Corte di Appello numero 157 del 2019 per un totale di 7.788,79. A cui si aggiungono le spese relative al CTU di 1.148,26. Quindi complessivamente la somma per la quale è necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio è pari a 11.140,25, la cui imputazione è prevista nel bilancio 18-20, nella missione 1, servizi istituzionali, programma 11, la voce di bilancio è la 1.10.99.99, il capitolo 354, l'annualità 2019. Grazie, ricordo che questi sono dei debiti che sono andati in sentenza, quindi c'è poco da spiegare. Quindi passiamo alla votazione di questo punto. Martorano. Sì. Munin. Sì. Carudici. Misurati. Sì. Valenza Gessi. Sì. Mangini. Andrarotti Rossi, Mistretta, sì. Gerardo, Castiglione, sì. Scialdino, Monica, sì. Cardinale, Mirelli Gianluca, sì. Schemico, sì. Amico, Mirelli Salvatore, sì. Guadagnino, sì. Bullo, sì. Vileno. Allora. Ci sono presenti 13, votanti 13, voti favorevoli 13, la proposta è accettata. Punto 6, stessa proposta di deliberazione, sempre riconoscimento del debito fuori bilancio relativo a spese di giudizi in favore dell'avvocato Antonio Culora, sentenza numero 396 del 2019 della Corte d'Appello. Sì, sostanzialmente si tratta anche qui di un contenzioso nato nel 2010, allora quando il signor Ruggeri Santo ha proposto una posizione verso il decreto ingiuntivo numero 359/2010 che era stato promosso dal Comune di Mussomeli per un importo di 34.838 euro relativo a omesso versamento degli oneri di urbanizzazione. La sentenza sostanzialmente ha dato torto al Comune di Mussomeli, quindi chiaramente che è stato condannato da un lato alla rifusione in favore dell'appellante per un totale di 2.220 e per un complessivo alla fine di 3.000 per ulteriori somme da liquidare all'avvocato Antonio Culora di 3.137 per un complessivo di 6.275,35. Anche in questo caso si tratta di somme appunto che scaturiscono da sentenze che sono state caricate sul bilancio di previsione 120 sulla missione 1 servizi istituzionali capitolo 354 annualità 2019. Grazie. Martorano. Sì. Bonino. Sì. Carlucci. Misurati. Sì. Valenza Gessi. Sì. Angino. Valenza Rogero. Sì. Mistretti. Sì. Geraci. Castiglione. Sì. Giardino. Modica. Sì. Cardinale. Mirelli Gianluca. Sì. Gendri. Sì. Amico. Mirelli Salvatore. Sì. Guadagnini, sì. Bullo, sì. Anche qui voti presenti 13, votanti 13, voti favorevoli 13, anche questa proposta è approvata. Proposta 7. Proposta 7, riconoscimento debito fuori bilancio, spese di lite derivanti dalla sentenza TAR numero 2698-2018
in favore dei signori Luco Campanella e spese di verificazione liquidate con il decreto TAR numero 153/2019 in favore dell'architetto Salvaggio. Si tratta, come ricorderete, di un conflitto contenzioso nato sostanzialmente nel 2014, quando fu disposto da parte dell'amministrazione comunale allora l'annullamento di modo tutela della concessione edilizia concessa ai signori Lupo Giuseppe e Campanella Nicoletta con l'ordinanza di abbattimento e di ripristino dello stato originario dei luoghi per quanto riguarda l'impianto di ascensore che è stato installato in via Palermo, nella loro unità abitativa di via Palermo. Anche qui vi è stata una sentenza, la sentenza appunto 2698 del 2018, che è stata resa esecutiva nel 2019 a giugno in modo particolare, che ha condannato il comune alla rifusione delle spese di lite per un importo di 1.000 euro più gli accessori per complessivi quindi 1.459 euro più un decreto di liquidazione del TAR in favore dell'architetto Vincenzo Salvaggio per 1.261,63 che era stato incaricato dal genio civile per il sopralluogo, quindi complessivamente una somma di 2.720,75 anche qui caricata nel bilancio 18-20 annualità 2019 il capitolo di spesa relativo al capitolo sul contenzioso 354. Martorano, sì. Lunini, sì. Capodici, Misurato, sì. Lorenzo Gessi, sì. Angini, Pentagogi, Rosini, Mistretta, sì. Geraci, Castiglione, sì. Cervino, Modica, sì. Cardinale, Michele Gianluca, sì. Kendri, sì. Amico, Michele Salvatore, sì. Guadagnini, sì. Urlo, sì. Milena. Proclamo la votazione, consiglieri presenti 13, votanti 13, voti favorevoli 13, delibera approvata. Punto 8. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 del decreto legislativo 267/2000 relativo alla sentenza numero 318/2019 della Corte di Appello di Caltanissetta in favore di Eina Giuseppe e Eina Salvatore. Sì, si tratta sostanzialmente, questa spesa di vite deriva da un atto di citazione del 2005 fatto dai signori Alina Salvatore e Calogera Amico nella qualità di genitori esercenti il potestà sul loro figlio che aveva avuto un incidente in via Cammarata cadendo con il ciclomotore per il quale incidente con la sentenza 1140 del 2010 il Tribunale ha condannato il Comune di Lussomeli al pagamento di una somma di 51.355 euro. Quindi anche in questo caso si tratta di spese di viti in valore di Elina Giuseppe per un importo di 6.697,60 e di Elina Salvatore per 1.913,60 per un complessivo di 8.611,20 a cui si farà carico sul bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2019 e il capitolo solito relativo al contenzioso il 354. Passiamo alla votazione. Martorano, Munì, sì. Capodici, Misurati, sì. Valenza Gesti, sì. Mangino, Lorenzo Calogero, sì, Mistretta, sì, Geraci, Castiglione, sì, Giardino, Monica, sì, Cardinale, Irene Giallusa, sì, Sempre, sì, Amico, Irene Salvatore, sì, Guadagnino, sì, Urlo, sì, Divena. Anche questa votazione abbiamo 13 consiglieri presenti, 13 votanti, 13 voti positivi, favorevoli, quindi la proposta è approvata.
Con questo abbiamo concluso il Consiglio Comunale, abbiamo concluso anche l'anno 2019, ci rivediamo nel 2020, probabilmente a gennaio. Grazie a tutti. Buone feste, Presidente. Auguro buona festa a tutti, per lavorare con Natale, buon anno a tutti i consiglieri comunali e a tutti i presenti.